sul cronometro, attimi finiti. Va Lucarelli, Cristiano, Lucarelli, Livorno pareggia, è il gol della storia, il gol della storia a San Siro. Per me un gol importante, ha fatti tanti importanti, però quello che ritengo che sia rimasto anche nella storia del Livorno sono il gol del pareggio a Milano contro il Milan a San Siro. Pareggio del 2-2, aveva segnato il primo pareggio su calcio di rigore, il secondo lo segnò su punizione, onestamente. Parte il fischio e il pareggio! Cristiano Lucarelli 2-2! Cristiano Lucarelli, il pareggio! È una prima giornata di campionato, il Livorno torna in Serie A dopo 55 anni, va a giocare sul campo del presidente, allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. È normale, il Livorno che è una 500 contro una Ferrari riesce a segnare, a portare via il pareggio. È stato un grande evento che non ti puoi nascondere. I tifosi del Livorno sono 20 anni che hanno, sono 20 anni che hanno problemi con Berlusconi. E ci fu quella partita, proprio il ritorno in Serie A del Livorno, che erano durante l'estate, il presidente Berlusconi aveva fatto un trapianto di capelli e fu fotografato in Sardegna con questa bandana in testa perché non poteva prendere il sole, e quindi da Livorno partirono 12.000 tifosi e si presentarono tutti con la bandana per prendere in giro il presidente Berlusconi. Pareggia San Siro 2-2, questo è un risultato storico, Franco, il primo punto del Livorno in casa dei campioni d'Italia 55 anni dopo. Non ci sono aggettivi, non ci sono aggettivi. Non puoi capire le emozioni di un tifoso, non puoi capire il sacrificio di un tifoso a seguire la squadra, a fare soldi per l'abbonamento. Quindi io penso che sia sbagliato che un calciatore non abbia un ideale, non abbia che possa essere di destra o di sinistra, secondo me non è importante. Certo, sarebbe meglio fosse di sinistra, però va bene anche di destra, perché un calciatore abbia un ideale, un qualcosa in cui crede. E quando sento dire no, non mi interesso, o no, non parlo di politica, mi arrabbio. Tanti giocatori possono rinunciare a dei soldi, però fare la scelta che ha fatto Cristiano a 28 anni, nel pieno della carriera, scendere in Serie B e rischiare, perché quello era un momento di svolta della sua vita, se andava male a Livorno lui era un giocatore finito, ecco, quello è stato un salto senza rete. Mi sentivo portavoce di una tifoseria, portavoce di una città. No, io ho sempre avuto, quando facevo gol, ho sempre avuto delle esultanze di rabbia. E l'anno seguente, io il primo anno venni a Livorno in prestito dal Torino, quindi feci 29 gol, si vinse il campionato e c'era il problema che scadeva il prestito e quindi non dovevo ritornare a Torino. È fatta, il Livorno in Serie A, l'avevo commosso. Guarda, io credo che questo pubblico meriti non la Serie A, ma quello che ci ha fatto è veramente importante, perché ci dà una carica che è incredibile. Io credo che la Serie A è una cosa che se la meritano, guardi che pubblico, i giocatori, tutti, guardi, la città se la meritano tutti, guardi. Era la voglia di rimanere in Serie A a Livorno, era tanta, perché dopo 55 anni tornavo in Serie A. Quindi decisi di non presentarmi in ritiro a Torino. In realtà lui era pronto a rifiutare tutto, era pronto a buttare all'aria tutto il contratto che era di 2 o 3 anni ancora col Torino, pur di correre a Livorno. Per il ritiro del campionato, ma io non mi presentai, mandai un mese di certificati medici per non diciamo per essere coperti sotto ogni punto di vista, e dopo un mese alla fine i dirigenti del Torino capirono che
che volevo rimanere a Livorno. Io entrai nella stanza e gli dissi: niente da fare, è saltato tutto. Coperti sotto ogni punto di vista, e dopo un mese alla fine i dirigenti del Torino capirono che volevo rimanere a Livorno. Io entrai nella stanza e gli dissi: niente da fare, è saltato tutto, resti al Torino. E lui si alzò di scatto, era uno scherzo che gli facevo, eravamo nella sede del Torino, si alzò di scatto e dice: non mi interessa. Si tolse la maglietta e partì verso la macchina. Lo fermai: fermo, è uno scherzo, è tutto a posto, sei di Livorno. E però lui era già in macchina, voleva già partire, e arrivò a Livorno in poco tempo. Io rinunciai a un miliardo, che era, sono le 500.000 euro di oggi, per giocare in Livorno, perché comunque c'era una differenza tra quello che guadagnavo a Torino e quello che avrei dovuto guadagnare a Livorno. Il presidente mi disse: guarda, io più di questi non posso darti, e mancava 500.000 euro. Alla fine disse: va bene, guarda, firmiamo, ok, va bene. Feci un contratto di 5 anni con il Livorno, e nel primo anno di Serie A feci il capocannoniere della Serie A con 24 gol e una salvezza del Livorno. Fu un caso eccezionale, come cosa di attaccamento alla città natale che non credo capiti in molte altre città e in molti altri sport. Rimarrà quella dell'emozione di Cristiano alla presentazione del libro Tenetevi il miliardo, nel momento in cui, sorprendendo tutti, ha accettato la proposta di Spinelli, con l'ingaggio spalmato in 5 stagioni, firmando un patto indissolubile con la gente di Livorno. Fu un giorno molto intenso, perché comunicò, eravamo a Livorno, alla baracchina davanti al mare, comunicò ai tifosi in diretta, dice: ho deciso di rinunciare a tutti i soldi a cui posso rinunciare pur di tornare a Livorno. Ha rappresentato un gesto d'amore di una persona che non ci ha pensato un attimo a fare la cosa più semplice, più spontanea. I livornesi l'hanno capito, e sono convinto che tantissimi livornesi abbiano pensato che se si fossero trovati al posto di Cristiano avrebbero fatto la stessa cosa. Oggi, a distanza di anni, dico che sono stato un pazzo, però ne è valsa la pena. De l'argent. Cristiano Lucarelli en a gagné beaucoup sur le terrain. Normal, il était bon. Mais quand il a fallu sauver une coopérative ouvrière sur le port de Livourne, il n'a pas hésité. 200 emplois étaient en jeu. Il y a mis le prix, sans compter, sans chercher à faire une opération financière sur le dos des travailleurs. Un altro sogno di Cristiano era quello di creare posti di lavoro, era riuscito a crearli, e quindi ha vinto anche quella partita, eh. Non sono un ribelle del calcio, io mi sento una persona normale. Poi che oggi la normalità sia una anormalità è un altro discorso. Io non mi sento un ribelle, mi sento una persona normale, ma capisco che questo non è normale nel mondo di oggi.